Specchio, specchio delle mie brame, perché il mio intestino è il più in crisi del reame? Perché ti mangi la pizza o la sorcia di nascosto, mia regina? Ma che fai, specchio, mi spii? No, sono uno specchio che riflette la risposta del tuo intestino. Ma questa voce. Ma sei baby squaletto, altro che specchio del reame! Ciao amici, ma per la salute dell'intestino non bisogna affidarsi allo specchio magico. Bisogna affidarsi alla scienza per conoscere bene la fisiologia del corpo e alla naturopatia per risolvere i problemi in modo naturale. Oh Simona, non vorrei riempirci di noia con una conferenza di un'ora. E chi ha detto che la scienza e la naturopatia sono noiose? Ma da quando in qua? Anzi, oggi facciamo un gioco, il grande gioco delle cause e dei rimedi dell'intestino. Partecipate tutti amici e vedrete che alla fine saprete più cose giocando questo gioco sull'intestino che cercando di decifrare il mare di informazione e disinformazione là fuori. Intanto, una buona abitudine, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. I like aiutano i miei video a essere diffusi meglio da YouTube e voi, se volete aiutarmi per far crescere il canale ancora di più, iscrivetevi subito. Detto questo, vediamo come funziona il grande gioco delle cause e dei rimedi dell'intestino. Si gioca in due manche. Nella prima bisogna collegare le cause ai disturbi intestinali e ogni risposta giusta vale un punto. Nella seconda manche bisogna abbinare i disturbi ai rimedi e qui ogni risposta giusta vale 2 punti, il doppio. Segnatevi quanti punti totalizzate perché alla fine vi darò il risultato, vi darò la risposta, la tabella del punteggio, così saprete a che punto siete o se avete vinto il grande gioco delle cause e dei rimedi dell'intestino. Non mi copiare tu? E vai con la prima manche. Alla mia destra ci sono i disturbi e alla mia sinistra le cause. Vi lascio qualche momento per abbinarli. E intanto vi svelo una curiosità. Lo sapete dove si trova la chiave della felicità? Ma nell'intestino, naturalmente. Ebbene sì, perché il nostro umore è regolato dalla serotonina e questa viene prodotta per il 95% dalle cellule della mucosa intestinale. Per questo quando l'intestino è bloccato, infiammato, ci viene il brutto umore e quando invece funziona bene, siamo felici. Bene, adesso vediamo le risposte del quiz del gioco. Attenzione però, ci tengo a dire che secondo la scienza, quando c'è un disturbo intestinale non c'è solo una causa unica, sarebbe troppo semplice. Ci sono delle concause, cioè un insieme di fattori che generano uno squilibrio, ma vediamo i principali. Allora, cosa può causare un attacco di colite? La risposta è il caffè. Chi aveva indovinato? Il caffè contiene caffeina e altri composti acidi che possono causare un attacco di colite o peggio ancora una colite cronica. E cosa provoca la stipsi o stitichezza? La risposta è bere poca acqua. L'avevate azzeccata? L'acqua è essenziale per mantenere morbide le feci e facilitare il loro transito nell'intestino. Quando c'è una carenza di acqua, l'intestino si asciuga e le feci diventano dure, secche e difficili da espellere. E adesso veniamo a questo. Cosa può gonfiare la pancia? La risposta è frutta e verdura. Ma perché? Sembra un controsenso perché sono alimenti sani e indispensabili, però contengono dei composti chiamati oligosaccaridi, cioè zuccheri complessi, che fermentano nell'intestino e possono causare gonfiore, flatulenza, soprattutto se abbinati ad altri alimenti in modo non corretto. E infine, cosa può portare al colon irritabile? La risposta è i cibi pro-infiammatori. Sono quelli a base di zuccheri raffinati, grassi saturi, carne rossa, cibi industriali come patatine in busta, bibite zuccherate ed eccesso di alcol. E anche i cibi troppo ricchi di sale. Lo sapevate? E allora, quante risposte giuste avete indovinato? Non preoccupatevi, amici, se non le avete azzeccate tutte. Adesso potete recuperare con la seconda manche. Vediamo qual è il rimedio più indicato per ogni disturbo. Eccoli qua!
Mentre pensate alle vostre risposte, voglio condividere con voi una riflessione. L'intestino non è un tubo che sta dentro la pancia e si gonfia senza nessun motivo quando così gli viene voglia di farlo. Non è l'intestino il colpevole della pancia gonfia, dei crampi, dei disturbi, delle irritazioni intestinali. Il colpevole sono i nostri errori nello stile di vita. Quindi non bisogna odiare la propria pancia o prendersela con il proprio intestino, come fanno molte persone prima di rivolgersi a me e risolvere i loro problemi intestinali. Bisogna fare le scelte giuste ogni giorno, che vuol dire rispettare la logica del corpo e fare di tutto per facilitare e non disturbare le sue funzioni. Ebbene, adesso vediamo le vostre risposte. Qual è il rimedio più indicato per la colite? I probiotici che riequilibrano la flora batterica intestinale disturbata. Qual è il rimedio più indicato per la stipsi? Sono quelli naturali a base di psilio o erbe che facilitano l'evacuazione mentre regolano le funzioni intestinali. Qual è il rimedio più indicato per la pancia gonfia? Sono le tisane a base di erbe carminative come il finocchio o antifermentative come lo zenzero. Attenzione però, vanno assunte dopo i pasti con regolarità, altrimenti una volta ogni tanto poi dite che non funzionano. E per finire, qual è il rimedio più indicato per il colon irritabile? È un'alimentazione antinfiammatoria. Cosa vuol dire? Evitare prima di tutto cibi a base di grassi saturi, farine raffinate, zuccheri raffinati, alcolici, carne rossa, cibi fritti e cibi piccanti. Tutto questo tende ad aumentare l'infiammazione e peggiorare i sintomi del colon irritabile. E allora amici, quanti punti avete totalizzato? Vediamo i risultati, ecco qui la tabella. Da 0 a 4 punti siete i nemici del vostro intestino, perché anche senza volerlo l'ignoranza genera danni. Da 5 a 8 punti siete amici del vostro intestino, ma di quegli amici un po' tiepidi che non fanno né bene né male. Da 9 a 12 punti siete benefattori del vostro intestino. Sapete cosa gli fa bene e cosa gli fa male e mi auguro per voi lo mettete anche in pratica. Io ho realizzato il punteggio -1, ma è stato Squaletto a sabotarmi. Dai, rifai il gioco, adesso vediamo se questa volta vinci. Ok amici, adesso voi siete degli esperti dell'intestino. Quando sentite qualcuno lamentarsi che la pancia è gonfia, è dura, è dolente, adesso sapete bene cosa dirgli. Magari rimarranno spiazzati, ma poi vi ringrazieranno. Ora potete fare due cose. La prima è condividere questo video sui vostri social e la seconda è fare il grande gioco delle cause e dei rimedi dell'intestino anche in famiglia, con il partner, con i bambini, in ufficio con i colleghi, perché no? Sarà utile e divertente. Se poi volete trovare una soluzione naturale per il vostro intestino che sia definitiva e non vi stressi, ho qualcosa di molto speciale e unico per voi. Vi consiglio di lasciare la mail nel link che trovate in descrizione, così vi posso mandare tutte le informazioni personalmente. Intanto potete guardare la mia playlist perché ci sono tanti video sull'intestino, i rimedi e i disturbi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao. (Ride)